Metti l'esperienza dei veterani coniugata con l'entusiasmo dei più giovani, un ricco programma musicale, il sapore dei prodotti tipici della zona, la fila di auto, la fiumana di gente ed ecco che viene fuori una festa perfetta. Tempo di bilanci per i festeggiamenti in onore a San Michele Arcangelo alle cavate di Sulmona. La kermesse quest'anno ha tagliato il traguardo dei 20 anni. Una cifra tonda che fa guardare al futuro con ottimismo, soprattutto perché il ricambio generazionale sarebbe già pronto. 5 giorni di pienone, ma il clou è stato il concerto Rido di Battaglia, chitarrista dei Pooh. Poesia e fantasia, qua e là, Il piano di festeggiamento come ogni anno qui alle cavate è sempre ottimo. Quest'anno abbiamo avuto un pienone per quanto riguarda ieri sera con Dodi Battaglia, quindi ci sono state un 6-7 mila persone, quindi un ottimo concerto. E le altre serate sempre ottime. Poi devi ben sapere che essendo una piccola frazione facciamo una grande festa. Sono 20 anni che siamo un gruppo di amici, quindi ben coesi. E non ci sono problemi di concorrenza, quindi stiamo Beh, bene insieme. no, evidentemente perché il gruppo ci sa fare e di conseguenza si dà da fare, insomma, per la buona riuscita di questa festa. Ora tocca ai giovani, perché senza i giovani. Certamente ci vuole un po' il ricambio, perché siamo stanchi adesso. Però noi daremo sempre una mano. Che avete preparato questa sera? Patatine, arrosticini, porchetta. Noi rappresentiamo il Comitato Giovane, cerchiamo di dare una mano e da come possiamo vedere abbiamo molti risultati che ci fanno molto felici. Siamo pronti per i prossimi eventi, questo è un buon auspicio. È da qualche anno che noi collaboriamo per la realizzazione di questa festa che rappresenta un qualcosa di importante per la comunità delle cavate. Quindi noi siamo pronti per continuare. Naturalmente, l'esperienza di chi per tanti anni ha lavorato a questa festa è importantissima, quindi si può andare avanti soltanto con il loro supporto. Quindi sarà importante che chi ha fatto nascere questa festa e l'ha fatta crescere ci dia il suo contributo. Ora la palla passa ai giovani che già dal prossimo anno potrebbero occuparsi dell'organizzazione della festa.